Emozionante cerimonia alla Sala del Tricolore di Reggio Emilia per la consegna del premio per la pace Giuseppe Dossetti alla trasmissione Liberi Dentro Eduradio e TV, che fa da ponte tra carcere e territorio. Iniziato in pieno lockdown, il progetto d'aprile 2020 si è posto accanto alle persone recluse che più di altre hanno sofferto e ancora soffrono il peso dell'emergenza sanitaria. È un grande riconoscimento, non solo siamo onorati ma siamo veramente molto commossi, perché premia, diciamo, la nostra perseveranza. Abbiamo cominciato questa impresa, questa avventura, quando c'era la pandemia, quindi nel 2020. Abbiamo cominciato con Ignazio De Francesco, abbiamo cominciato quando in carcere nessuno poteva più entrare e dilagava proprio il terrore, perché arrivavano notizie, perché la televisione bombardava e le persone ristrette erano molto preoccupate. Abbiamo continuato a mantenere questo filo conduttore con l'interno, le associazioni hanno potuto continuare a farsi vedere, quindi entrare in qualche modo nelle camere di pernottamento, come si chiamano appunto le celle detentive, e oggi continuiamo il nostro lavoro, continuiamo con l'idea di offrire un servizio non soltanto alle persone ristrette, ma anche alla città, per una sensibilizzazione, per abbattere di fatto lo stigma che si ha appunto sul carcere. I nostri ascoltatori sono la parte principale di questo progetto, ovviamente i detenuti, in particolare del carcere di Bologna, ma anche della regione Emilia-Romagna. Ci scrivono attraverso il canale Mai Dire Email, e ci sostengono, ci danno alcune dritte su come migliorare il nostro programma, e oggi sono presenti in un qualche modo, vedrete, perché leggeremo una lettera che ci è arrivata e che racconta come è stato percepito Eduradio dall'inizio della pandemia fino ad oggi. L'esperienza partita da Bologna si è progressivamente allargata all'intera regione Emilia-Romagna ed è andata così bene che, anche superato il momento dell'emergenza, si è deciso di mantenerla come finestra permanente di confronto e di dialogo. Da marzo viene proposta quotidianamente da Icaro TV.